anelli di cipolla fritti non possono mancare in un cowboy party. Sfiziosi, croccanti, ma soprattutto facili da mangiare. Io ci abbino diverse salse. Oggi ve ne propongo una fresca e leggera allo yogurt. Per le onion rings con salsa allo yogurt ci serviranno 3 cipolle, 150 g di farina, 50 g di amido di mais e un cucchiaino di paprika, 200 ml di acqua gassata fredda e olio per friggere. Per la salsa allo yogurt, 100 g di formaggio spalmabile fresco e 250 g di yogurt bianco al naturale, uno spicchio d'aglio, un ciuffo di erba cipollina. Per le onion rings ho scelto delle cipolle bianche belle grandi. Le tagliamo a fette spesse circa un centimetro. Mi raccomando, attenzione alle dita. Separo gli anelli e faccio così anche con le altre 2 cipolle. Se al party ci sono dei bambini, lasciate in ammollo gli anelli di cipolla in acqua e aceto. Mi sono commossa per quanto sono belle queste cipolle. Vabbè, oggi scherziamo un po', eh. Allora, mettiamo subito a scaldare dell'olio. E prepariamo la pastella. Quindi in una ciotola mettiamo la farina, l'amido di mais, un po' di paprika, se ci piacciono belle rosse, abbondiamo. Poi da una prima mescolata e l'acqua gassata, mi raccomando ben fredda. Per una pastella ancora più saporita potete utilizzare la birra al posto dell'acqua frizzante. Aggiungiamo anche un pizzico di sale. E la pastella è pronta, appena è caldo l'olio iniziamo a friggere. Per vedere se l'olio è caldo direi di sacrificare una cipolla per il bene di tutte le altre. Quindi facciamo una prova. La passo nella panatura. Un altro momentino. Intanto tuffiamo gli altri anelli nella pastella. Deve essere una pastella abbastanza soda perché deve rimanere attaccata. Ha iniziato a sfrigolare, quindi butto anche gli altri anelli. Queste le scoliamo, che sono pronte. Belle croccanti queste qua. Faccio una seconda frittura e queste intanto scolano sulla carta assorbente. Durante questo viaggio che vi dicevo, io e Marco abbiamo girato per l'America rurale in mezzo a campagne e ranch. E mi ricordo una sera abbiamo trovato un hotel lungo la strada, abbiamo chiesto se potevamo dormire e la signora, visto che eravamo facce nuove, ha chiesto: ma scusate, ma da dove arrivate? Allora Marco gli ha detto: ma noi siamo italiani. E questa ci dice: ma avete sbagliato strada? Per essere arrivati in un posto così remoto? Eravamo in Nebraska. La signora ha già detto che in quell'anno eravamo i secondi turisti europei che incontrava. In realtà io e Marco quel viaggio l'avevamo pianificato da tempo perché volevamo vedere la vita americana fuori dalle grandi metropoli. E quindi siamo stati in Nebraska, North Dakota, South Dakota, Montana. Insomma, siamo stati in giro per più di 20 giorni. È stato uno dei viaggi più belli che ho fatto in America. Gli anelli di cipolla sono fritti, adesso prepariamo una salsina veloce allo yogurt. In una ciotola metto il formaggio fresco spalmabile, yogurt bianco naturale, trito dentro anche l'aglio, lo faccio a pezzetti piccoli piccoli. L'erba cipollina, io per comodità la faccio a pezzetti con le forbici. Un pizzico di sale. Pizzichetto di pepe. Mescolo e la salsa è pronta. Riempiamo una ciotolina con la salsa allo yogurt, così poi portiamo tutto fuori. Vediamo se so come quelli che mi ricordo di quel viaggio. L'aspetto è quello. Loro. L'ho fatto in casa per voi. Per fare gli onion rings tagliamo delle cipolle belle grandi a fette spesse circa un centimetro. Separiamo gli anelli di cipolla in una ciotola. Facciamo scaldare l'olio in padella, intanto prepariamo la pastella. In una ciotola mettiamo la farina, l'amido di mais, un po' di paprika e mescoliamo.
Ultimiamo aggiungendo dell'acqua gasata ben fredda e un pizzico di sale. Passiamo tutti gli anelli di cipolla nella pastella e tuffiamoli nell'olio appena ben caldo. Lasciamo friggere gli onion rings per un paio di minuti e poi scoliamo. Sistemiamoli su un vassoio con un foglio di carta assorbente per asciugare l'olio. Per la salsa allo yogurt mettiamo in una ciotola il formaggio sfumabile fresco e yogurt bianco al naturale. Aggiungiamo l'aglio e l'erba cipollina tritati e mescoliamo.